Questo tema degli imballaggi è un tema centrale nella gestione sostenibile dei materiali post-consumo. Infatti gli imballaggi costituiscono il 40% in peso e ancora più in volume dei rifiuti urbani. Silenzio in aula, per favore. Un attimo solo, Assessore, si sente molto brusio. Silenzio in aula, per favore. Prego, Assessore. Il nostro piano, approvato in giunta il 30 di marzo, è un piano che, come è noto, è suddiviso in tre parti. Tutta la prima parte è dedicata a un obiettivo centrale, che è quello della riduzione di 200.000 tonnellate dell'attuale produzione dei rifiuti di Roma. Come è noto, a Roma si producono 1.700.000 tonnellate. Con il nostro piano, che è orientato ad applicare la normativa europea, che aveva già dato indicazioni sin dal 1975 alle amministrazioni, cioè indicazioni di intraprendere azioni di riduzione della produzione dei rifiuti. Dal 1975 ad oggi, ora Roma finalmente ha un piano. Dicevo, la prima parte del piano è quindi orientata a questa normativa che, partita nel 1975, poi si è evoluta e ha individuato una gerarchia nella gestione dei rifiuti che mette appunto al primo posto la riduzione della produzione e poi al secondo posto la preparazione per il riutilizzo. Ora, purtroppo invece, come sono stati gestiti i rifiuti? I rifiuti, in particolare di Roma, ma anche del nostro paese, sono stati gestiti in un'ottica che parte e considera i rifiuti dalla fine del processo e non dall'inizio del processo. Dicevo, il nostro piano si articola in tre dimensioni. La prima dimensione è quella della riduzione, la seconda dimensione fondamentale è quella dell'incremento della raccolta differenziata. Raccolta differenziata che avviene e sta già avvenendo, contrariamente a chi dice che non stiamo lavorando, ma stiamo già mettendo in campo le nostre azioni, come ho potuto dimostrare anche sabato scorso, avviene attraverso una pluralità di azioni. La prima azione è quella dell'estensione della raccolta porta a porta nei municipi. La seconda è l'estensione della raccolta porta a porta presso le utenze non domestiche. Estensione che è già avvenuta dopo appena un mese dall'approvazione del piano e che sta già producendo dei risultati importanti rispetto a questo tema che anche oggi si affronta, che è quello della riduzione degli imballaggi. Ma la promozione della raccolta differenziata viene anche con la capacità di intercettare tutte le filiere che oggi vanno invece a costituire un grande problema per la raccolta, cioè le filiere dei RAE, dei rifiuti elettrici e elettronici, le filiere degli ingombranti. Oggi noi dobbiamo sapere intercettare queste filiere, perché in queste filiere è contenuto materiale importante che può essere tornare ad avere nuova vita. Nei materassi, i tanto vituperati materassi, sono contenute sostanze che possono essere essenziali per sviluppare l'industria, ad esempio, di materiali isolanti in edilizia. E così gli esempi sono innumerevoli. Noi abbiamo un grande problema, che è la gestione appunto dei rifiuti a Roma, che può però trasformarsi, ed è quello che abbiamo iniziato con i nostri camioncini nell'undicesimo municipio e nel primo municipio. Quando voi vedete i camioncini che stanno iniziando ad intercettare questo materiale che andrebbe sennò a finire appunto nelle discariche o negli inceneritori, qui potete vedere l'inizio pratico del nostro piano. Ancora, si sviluppa e si potenzia la raccolta differenziata attraverso il potenziamento delle isole ecologiche. Noi abbiamo iniziato, e qui sono presenti anche i tecnici, con le prime nuove 4 isole ecologiche che a breve, diciamo, saranno realizzate concretamente. Abbiamo iniziato a realizzare
le prime domus ecologiche che aiuteranno ad affrontare il tema della raccolta differenziata nei grandi condomini. Scusate, un attimo, inoltre... solo assessore. Allora, si sente brusio in aula. Vedo in fondo Filippo Renzi. Prego, se volete parlare uscite fuori. Inoltre, altri progetti che sono citati in questo secondo livello del nostro piano riguardano un altro tema molto importante per Roma e che è una anche delle ragioni per cui Roma in certe situazioni è davvero in situazioni di criticità, e cioè i mercati. Il nostro progetto che stiamo studiando e che metteremo in pratica a breve, dei mercati a impatto zero, che prevede appunto la riduzione degli imballaggi, l'utilizzo delle cassette ripiegabili, una serie di azioni tali per cui dai rifiuti non devono rimanere né materiali come carta, cartone, cassette di legno, ma neppure organico. Infine, il nostro piano prevede in modo molto specifico la realizzazione di un'impiantistica sostenibile per l'organico fino a trattare 200.000 tonnellate. Ora, voi avete citato l'osservatorio Rifiuti Zero e la delibera Rifiuti Zero. Noi abbiamo approvato in giunta, esattamente 15 giorni fa, la memoria che dà seguito a quella delibera. E quando diciamo che siamo in grado di realizzare gli obiettivi Rifiuti Zero, diciamo una cosa importante, che nell'arco di 5 anni, cioè entro il 2021, noi cercheremo in modo molto determinato, attraverso lo sviluppo del riciclo ecoefficiente, di non trattare in TMB e in discariche le 449.000 tonnellate che restano dopo la raccolta differenziata, ma di realizzare le fabbriche del riciclo. Che cosa sono le fabbriche del riciclo? Le fabbriche del riciclo sono quei luoghi dove è possibile intercettare quello che dopo la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, organico e secco, che in parte avviene nella nostra città, ma che deve essere migliorata rispetto a un modello di porta a porta che era stato realizzato ma che non funziona a pieno regime, come si può vedere a Trastevere, come si può vedere anche in altre realtà. Noi ottimizzeremo il porta a porta esistente e stiamo studiando le soluzioni per le diverse situazioni di criticità. Ma oltre a questo svilupperemo anche la filiera delle fabbriche dei materiali, perché dopo la raccolta differenziata, nell'indifferenziato è possibile ancora rintracciare materiali come metalli. Se voi andate in un TMB non è difficile vedere qualche macchinetta del caffè o altri materiali di metallo. Intercetteremo le frazioni legno-cellulosiche che sono ancora nei nostri TMB. Intercetteremo le plastiche di pregio, oppure le plastiche non di pregio che costituiscono una sostanza importante come il plasmix e che sviluppa l'industria del riciclo ecoefficiente. Intercetteremo quella parte di organico che non viene intercettato dalla raccolta differenziata dell'organico. E alla fine questo è l'obiettivo di trasformare in fabbriche dei materiali tutto quello che resta dopo una buona raccolta differenziata. Noi siamo partiti, come dicevo, siamo partiti con azioni concrete. Ovviamente stiamo anche facendo un'importante azione che riguarda la riduzione degli imballaggi. Come ridurremo di 200.000 tonnellate la produzione dei rifiuti a Roma? Attraverso 12 azioni che non solo ci consentiranno di ridurre gli imballaggi, ma che contribuiscono, perché sono calcolate in modo rigoroso, anche appunto alla riduzione dei materiali post-consumo, come il progetto di Green Card, che contribuisce per l'1%, il progetto Acque di Roma, che contribuisce per lo 0,5%, la promozione dei prodotti alla spina, e il recupero degli imballaggi. All'interno di questa azione sono previste anche quelle azioni che ci consentiranno di applicare il modello vuoto a rendere
ma nel momento in cui tutto questo avrà anche una norma quadro fondamentale che oggi non c'è. Ancora il programma contro lo spreco alimentare dell'1%, la promozione del compostaggio domestico e di comunità, la promozione dei centri di riparazione e di riuso e dei centri creativi, i CRIC, il programma acquisti verdi, il regolamento degli ecofeste che contribuisce per l'1%, la tariffazione puntuale dell'indifferenziato consentirà a partire dal 2018 una riduzione della tariffa, il progetto di valorizzazione degli scarti verdi e un protocollo per la gestione dei rifiuti nell'edilizia. Questo è il nostro piano di riduzione. All'interno del nostro piano di riduzione noi riteniamo che sia fondamentale anche inserire, in modo però in applicazione di questo piano e nel rispetto appunto e in attesa dei decreti attuativi, ogni azione che possa, come quella del vuoto a rendere, incentivare e ridurre la quantità di imballaggi. Questo è il nostro piano e su questo noi siamo concretamente e fortemente impegnati, perché ribadisco ancora una volta, noi non vogliamo discariche inceneritori e con le fabbriche dei ricicli, del riciclo e con le fabbriche dei materiali, nell'arco di tempo che è consentito, perché pretendere di avere in 3 mesi tutto questo dopo 20 anni in cui nulla viene realizzato se non poco in questa città, penso che sarebbe una grande e un'eccessiva ambizione da parte nostra. Siamo onesti intellettualmente ed è giusto che ci sia il tempo necessario per realizzare seriamente, con il contributo dei cittadini, le azioni che ci siamo date, in particolare l'obiettivo rifiuti zero.